Buongiorno piccoli figli dell'estate, oggi è un meraviglioso sabato di dicembre e ci stiamo preparando al secondo lockdown. Detto questo, ho intenzione oggi di fare un video un po' insolito, il primo video del mio canale nel quale non costruirò un'esca. Scherzo, una alla fine la facciamo, ma non sarà incentrato sull'esca, ma su un elemento molto molto importante nella costruzione delle esche. Molti mi hanno chiesto come si costruisce. Non lo so, io mi sono improvvisato, vi faccio vedere come mi sono improvvisato io e ne costruisco un altro insieme a voi. Stiamo parlando ovviamente dello spiedo. Ma poi tutto questo preambolo, voi già lo sapevate, avete visto l'anteprima, il titolo. Certe volte... Musica! Ovviamente non trovo l'occorrente che mi ero comprato. Ho dei pezzi che servono, ma non li trovo, li sto cercando da tipo 20 minuti. Ma arriveranno. Eppure dovrebbero stare qua, li ho comprati pochi giorni fa. Eccoli! Trovati! Grande! Non ci speravo più ormai, vi dico la verità. È appena passato il corriere, che sia quello che penso, vediamo subito insieme, se è quello che penso, è la fine. Sì, sono arrivati, i colori per l'aerografo, da oggi cambia tutto ragazzi, da oggi cambia tutto. Mettiamo in pausa il discorso dello spiedo, vi faccio vedere un attimo cosa ho comprato. Innanzitutto, kit di colori Vallejo o Vallejo, come è scritto qua, non so come si pronuncia, penso Vallejo, Vallejo, boh. Che include la bellezza di 8, 10, 12 colori. Questo lo trovate anche su Amazon, è un kit fantastico, ma io l'ho preso su Aerografando. Costano più o meno uguali, però su Aerografando ci sono anche altre cose, quindi ne ho approfittato, ho fatto tutto un pacchetto unico. C'è blu artico, blu, dorato, verde, giallo, nero, nero, di nuovo, come è possibile? Due neri, però mi sembrano diversi. Ah, nero metallizzato e nero normale. Argentato, rosso, cromato, rosso segnale, non so cosa voglia dire, e bianco. E questi sono i Vallejo. Vallejo. Dopodiché abbiamo Createx, bianco perlato, fucsia fluo, giallo fluo, verde fluo, arancione fluo. Bellissimi questo quartetto, veramente fantastici. Dopodiché abbiamo il cleaner che serve per pulire la pistola dell'aerografo e il diluitore che serve appunto per diluire i colori. Tutto questo per la modica cifra di 94 euro. Con cui ho dato fondo a ogni mio avere, sono rimasto senza una lira, ma ne è valsa la pena. Sono sicuro che ne è valsa la pena. Andiamo avanti con lo spiedo. E sto pensando che tutto ciò capita veramente a fagiolo, perché ho intenzione comunque di fare un'esca alla fine di questo video. E la verniciamo con l'aerografo, tutto torna. Wow, che bello quando è così, raga, che figata. Cominciamo con il parlare di cosa ci serve per questo video. Mamma mia, raga, voi non lo sapete, ma io sono stato, è passata un'ora a cercare questo, che è l'elemento fondamentale del video. Andiamo a parlarne subito. Mamma mia, che faticata. E stava qua, pazzesco. Per prima cosa elenchiamo e mettiamo su questo tavolo tutto ciò che ci serve per costruire il nostro spiedo. Un motore per forni a microonde. Costa forse 5 euro su Amazon, su eBay, lo trovate in tanti posti. Vi metto il link di Amazon che è il punto più facile per reperirlo. Altrimenti su AliExpress, ma dovrete aspettare circa 2 mesi prima che vi arrivi. Un cavo elettrico con la spina da una parte e il bottone. Queste si trovano facilmente. E dall'altra parte i due cavi scoperti normalmente. Due staffe ad angolo, del legno, nel caso decidiate di farlo in legno, un altro pezzaccio di legno da usare come base, facoltativi ma abbastanza importanti dei Faston, degli angolari, un po' di viti a caso, un pezzo di legno tondo che vi spiegherò più là cosa serve e delle rondelle completamente a caso. Iniziamo subito dal legno. Ok, il primo sembra venuto abbastanza bene, non è proprio pulito il taglio, però è drittissimo. Andiamo al secondo.
Raga, ci tengo a dirvi una cosa importante. Questi attrezzi che uso sono pericolosi. Quindi se siete le prime armi, non vi improvvisate. Se avete papà falegname e c'ha questi attrezzi, non andate in officina e usate i suoi attrezzi. Chiedete a lui, chiedete a chi ne sa di più, perché neanche io mi sono improvvisato. All'inizio mi sono fatto spiegare tutto nel dettaglio da chi ci capiva di più di me. E vi assicuro che ci si può fare veramente molto molto male con questo, ma anche solo con i taglierini. Quindi fate attenzione quando usate gli attrezzi. L'altro giorno qualcuno ha detto che si è tagliato e si è dovuto mettere 4 punti. Raga, fate attenzione. È una cosa molto bella, divertente, piacevole e dà soddisfazione, ma non è un gioco, quindi occhio. Ora che ho fatto la scenetta da papà, possiamo continuare a fare i cretini. Voglio dare una smussatina agli angoli perché un po' grezzi così. Anzi, siccome questa tavola che ho scelto fa veramente schifo, gli do la sistemata e torno subito da voi. Ok, fa veramente schifo questo legno, faccio almeno a cambiarlo e basta, prendo un altro pezzo. Ok, dopo aver smucinato con attenzione ho trovato questa, molto interessante, un tavolone. È un po' bagnata perché in realtà sta da mesi fuori in giardino, però vabbè, dovrebbe andare bene lo stesso. Oh, ho appena deformato la sega, non pensavo potesse succedere una cosa del genere. L'ho sistemata, l'ho fatta un po' più caruccia, gli ho levigato, smussato un po' gli angoli, così non si staccano troppe schegge. Io direi di fare un bello spiedo lungo e grosso, quindi usiamo queste qua per intero, perché l'altro mio spiedo è molto più piccolo, però ne volevo fare uno più grande. È più o meno la metà. Sono quasi 80 centimetri, sono 79 e mezzo. Ci tengo a specificare che, come ogni mio video che si rispetti, non ho un progetto in mente, ma sto piuttosto improvvisando e mi piace farlo così, perché sono sicuro che anche voi, quando dovete costruire una cosa, vi dovete inventare. Io l'altro spiedo l'ho fatto circa 6-7 mesi fa, non mi ricordo più come l'ho fatto. Mi sto lasciando rapire dal flow, diciamo così. Allora, andiamo a ragionare su come verrà. Era una cosa del genere. Ogni angolo sarà fissato con uno di questi angolari qua, dall'esterno. Forse li ho presi un po' troppo piccoli, porca vacca. E allora dall'interno. Avvideremo da qui, con l'interno che combacia. Scusate, sto ragionando. Sì, allora lo faremo così. Però prima di fare tutto questo, io consiglio di fare dei buchi o mettere dei gancetti dove andremo poi ad attaccare le nostre esche da asciugare. Precisissimo. Ho lasciato alla fine 8 cm e mezzo. E mi è venuto preciso da una parte e dall'altra, sono veramente soddisfatto. Facciamo anche l'altra, che sarà identica. Adesso, col magico punteruolo che mi ha regalato Luca, grande Luca, andiamo ad accennare i futuri buchini. E poi facciamo la stessa cosa anche sui laterali. Al trapano! A questo punto il migliore attrezzo che possiamo usare per creare i gancetti sono le attache. Io mi sono scordato di comprarle, ma possiamo fabbricare qualcosa di molto simile col filo d'acciaio, che è molto resistente e molto poco malleabile. Ne tiriamo fuori un bel po', magari lo addrizzo un po' prima. Andiamo a creare delle piccole sezioni. Ok, penso di aver trovato la formula definitiva, vi faccio vedere bene cosa sto facendo. Filo da parte a parte. Qua dietro faccio una piccola pieghetta finale per bloccarlo. Faccio una piccola piega laterale per non farlo scendere. Una contropiega così, un po' di più. E una pieghetta finale per fare il gancetto. Questo è venuto un po' storto, devo dire. I prossimi li farò meglio. L'ho fatto al contrario. Stupido. No! Dunque! Prepariamo gli angolari. Oh my god! Ok, è meno facile di quello che pensassi. Mi sto cominciando a stressare, eh!
cornice pronta, mettiamola per il momento da parte e dedichiamoci invece alla vera struttura del nostro spiedo. Dovremmo mettere queste in modo che siano distanti tanto quanto la nostra cornice. Ma lo sapete che l'ho fatta troppo? Forse l'ho fatta troppo grande. Ho due opzioni: accorciare queste o allungare questa, inchiodando un pezzo di metallo di una lamiera, che è probabilmente quello che farò. Pennarello, dov'è il pennarello? Vediamo se riesco a tagliarla con le forbici per lamiera, sarebbe veramente il top. Ce l'abbiamo fatta, incredibili. Ah, che male. Ho dato un pugno sul tavolo praticamente. Ok, questi sono pronti. Mi sono accorto che queste due andranno fissate al centro e io al centro di questa cosa ci ho messo dei gancetti che dovrò togliere purtroppo, perché proprio lì andrà l'attacco. No, guarda che ho fatto! Alright, attaccherò il motore a questa staffa mettendo un'altra staffa in diagonale. E siccome mi sono rotto parecchio le scatole di bucare il metallo, penso proprio che lo farò con questo pezzettino di parquet. È anche abbastanza carino. Vado a bucarlo e torno. Siccome ho paura che questo legno si spacchi, gli farò dei buchini di avvio. Non stavo ovviamente registrando, ho fatto dei buchini col trapano. Niente di che. Ok, no, in realtà sto ragionando che non va bene, perché così facendo lo spiedo non avrebbe lo spazio sufficiente per ruotare, perché non c'è spazio per attaccare nulla qui. Quindi devo rimontare tutto dall'altra parte. Che palle, però è così. Oh, raga, a me sembra che l'ultima volta che ho fatto sta cosa ci ho messo la metà del tempo, ma non lo so perché, ma... Sto sbagliando tutto, raga, sto sbagliando tutto. Devo mettere così. Ovviamente non sono abbastanza lunghe. Questa è sufficientemente lunga. Se ne trovo un'altra di questa, ne metto due e ciao. Ok, tende un po' a piegarsi, ma flettendo un po' il metallo in avanti dovrei riuscire a portarla in piano perfettamente. Appunto, quello che mi piace fare è fare un altro buco qui di lato e sfruttarlo per bloccare quel sistema lì che c'è una parte piatta. Ora vi faccio vedere cosa intendo. Allora, vi spiego cosa ho fatto. Cioè, ho fatto un buco qui dove andrà lo stantuffo del motore e un buco qui dove invece metterò questa vite piatta che andrà a bloccare lo stantuffo sopra questa cornice. Perché da una parte, come potete vedere, è piatto ed è fatto apposta per essere bloccato in qualche modo, vedi? Tipo a semicerchio. È il momento di svelare a cosa serve questo tondino. Allora, in pratica adesso metterò la rondella di legno nella vite. La vite è qua, l'altra rondella, mi sono ovviamente perso. Eccola la caduta. Vi sarete chiesti perché non usate le rondelle di metallo? Perché le rondelle di metallo non si incollano, invece queste le voglio proprio incollare a questo coso. Allora, qui mi sono scordato di mettere il dado interno, quindi mi ho messo un dado interno e un dadino esterno. Questa è la struttura. La vado a stringere bene. Ok, forse prima di fare tutto questo avrei dovuto cominciare a sistemare i cavi per la parte elettrica. Sarebbe stato un po' più logico, però vabbè, abbiamo fatto così ormai, pazienza. Questi si chiamano Fast On, si trovano in qualsiasi ferramenta del pianeta Terra e servono per bloccare i fili e collegarli a quelle clip che stanno attaccate a quel motorino. Vi faccio vedere come. Allora, si prende uno dei due poli, si posiziona all'interno del Fast On e dopodiché va bloccato utilizzando una pinza. Io solo ho questa che è più piccolina e un po' più precisa. E sono un cretino, mi sono scordato di mettere il pezzettino di plastica. Mannaggia la morte. Prima si mette questo, ovviamente. Dopo si mette il Fast On. Dopodiché si mette la plastichetta. La plastichetta è importante perché ti protegge da eventuali possibilità di toccare la parte di metallo, ovvero prendere la scossa. E mi sono scordato un'altra volta la plastica, porco cane. Giuro, ragazzi, giuro, cioè, doveva essere la parte più facile questa. E voilà, l'abbiamo fatto. A questo punto, essendo questa una 220, non è veramente importante dove metterete il blu o il rosso. L'importante è che lo attaccate. Uno e due. Lo blocchiamo, ovviamente, con del nastro isolante. Attacchiamo. Vediamo se funziona. E funziona! Raga,
ragazzi! E si è bloccato, ragazzi, e so anche perché, ragazzi. Allora, siccome il problema sono queste due liti, l'unica soluzione che mi viene in mente è limarle. Anzi, ho una soluzione più semplice. Le viti che strusciano hanno lasciato un segno. Io adesso semplicemente calcherò quel segno con una lima e farò uno scavo in cui può scorrere libero. E vai! E vai, vai, vai. Finalmente pronto il nostro amato e fantastico spiedo. Io direi di collaudarlo subito. Costruiamo un'esca. Capita proprio a fagiolo il fatto che io abbia creato un nuovo stampo. Il distaccante sembra non aver fatto il suo. Qualcosa è andato veramente storto. Bello schifo. Ho fatto tutto un po' di corsa, ma ho voluto fare un'esca con legno, l'ho spaccata. Ve la faccio vedere. Volevo fare un lipless in legno, ma l'ho spaccato. Perché quando uno fa le cose di corsa non vengono mai bene. Così ho detto, vabbè, c'ho sto stampo nuovo, capita a fagiolo. È venuto veramente male rispetto agli altri. Veramente, veramente male. Speriamo che almeno la forma interna sia quella giusta. C'è da aspettare una mezz'ora, durante la quale andrò a cena. E probabilmente ci vediamo dopo cena. Ciao! Raga, incrociate le dita per me. Perché c'ha tutte le carte in regola per essere venuto una schifezza. E infatti, però non ha bolle, devo dire. Potrebbe essere salvabile. Però l'attacco davanti è venuto storto e non so perché. Ma proprio tanto. Allora, questo needle è venuto storto e non galleggia. E il giorno dopo, neanche mi sono svegliato, già ho fatto i danni, ho spaccato lo spiedo perché ho dato un calcio per sbaglio. Nel frattempo, nel canale quello viola, abbiamo sperimentato l'aerografo e devo dire che wow. È una scardoletta in teoria. simpatica. Va bene, adesso mi metto al lavoro, costruisco un'esca al volo e cerchiamo di andarla a provare entro oggi pomeriggio, anche se la vedo molto dura, ma ci voglio provare. Sono le 11.59, tra due ore devo aver finito l'esca. Banda alle ciance, al lavoro. Ok, è lunedì 17, l'esca è pronta, va solo verniciata e resinata, ce la possiamo fare. Allora raga, ve lo dico subito, sarà un collaudo rapido e indolore, perché tra le altre cose il sottoscritto è appassionato di astronomia e siccome stasera c'è un evento storico in campo astronomico non voglio assolutamente perdermelo, quindi starò una mezz'ora al lago e torno a casa. E pensate se in quella mezz'ora prendiamo pure un pesce, sarebbe pazzesco. E poi dopo domani ci chiudono il lockdown, quindi se ne riparla penso alla Befana di pescare. Però intanto oggi noi ci andiamo a fare due lancette, ci rilassiamo un po' al lago. Che ce n'ho proprio bisogno. Vai, ci vediamo al lago, bella! Eccoci arrivati, pronti per il collaudo più breve della storia. Comunque sono molto contento di come è venuta l'esca, sembra veramente un black bass, fighissimo. Vediamo subito se nuota bene, che è la cosa più importante. Mamma mia, un po' estremo devo dire. Madonna. Madonna, è un lisciume incredibile oggi il lago, è veramente bello.
Primo lancio. Allora buona festa. No! Oddio, scusa. Guarda, tanto peggio di così. No, ma non so scaramantico, tranquillo. Non lo dirò mai più. Ciao. Buona pesca anche a voi. È andata così. Dopo questa mi sarei me ne vado pure io. Come promesso, breve ma intensa, cappotto clamoroso, ma era ovvio. Ora, per il momento, torniamocene a casa e andiamo a fotografare Saturno e Giove. Se ci riuscirò, vi metterò la foto qui. Sono riuscito? Speriamo, speriamo, perché è un'impresa titanica. Più difficile fotografare Giove e Saturno insieme che acchiappare un Black Bass il 20 dicembre. Ragazzi, grazie a tutti di aver visto il video fino alla fine. Vi ricordo che tutti i prodotti che ho utilizzato nel video vengono messi nel link in descrizione e vi annuncio che ho inserito un link donazioni sia all'interno della descrizione che nel banner del canale. Quindi se per caso vi sentiste generosi e aveste voglia di fare un regalo, quello è il link giusto su cui cliccare. Siamo arrivati a 2000 iscritti. Mamma mia, non ci posso credere. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Quindi grazie, grazie, grazie. E se non vi foste ancora iscritti, è il momento giusto per farlo cliccando su questo pulsante che metto qui. Questo rotondino che metto qui è il mio canale, iscrivetevi, a me fa veramente piacere. Non dimenticatevi di seguirmi su Instagram e Twitch, dove faccio delle dirette e dove pubblico delle storie con dei quizzoni, ovvero dei giochi a premi durante il quale si regalano delle esche. Oltre che pubblicare cavolate, scrivere robe, aggiornarvi su dei spoiler sui prossimi video. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video e bella per voi!